Amici e amiche di Vivi Casa Giove, buon pomeriggio. Siamo qui all'interno del Palazzetto dello Sport con Ignazio Gravino, uno degli organizzatori del Memorial Michele e Danilo. Allora Ignazio, come stai vivendo questi giorni che ti separano dall'inizio del Memorial? Innanzitutto saluto i lettori di Vivi Casa Giove. Sto vivendo questi giorni con tanto entusiasmo e gioia. Anche quest'anno infatti non poteva mancare l'appuntamento con il Memorial Danilo e Michele. Ormai è un evento atteso da tutti noi. Cerchiamo di organizzare il tutto con meticolosità senza trascurare nessun dettaglio. E poi ragazzi, non vedo l'ora di partecipare, soprattutto per ricordare Danilo e Michele. Allora Ignazio, avremo la possibilità di rivivere il Memorial Danilo e Michele come accadeva negli anni scorsi per settimane intere? Non credo, perché nelle precedenti edizioni si scegliono squadre non di Casa Giove, il cui scopo era solo quello di vincere il torneo, mentre il nostro intento è quello di mantenere vivo e acceso il ricordo di Danilo e Michele attraverso questa manifestazione di calcio a 5. E come concordato appunto con le famiglie di Lillo e Melone, lo faremo solo con i ragazzi di Casa Giove. Allora Ignazio, ci vuoi spiegare un po' la novità di questo torneo? Le novità sono tante. Innanzitutto quest'anno abbiamo il patrocinio sia del comune di Casa Giove sia dell'arcidiocesi di Capua, grazie alla sensibilità dimostrata da Don Stefano Giaquinto. Poi in aggiunta abbiamo due sponsor ufficiali, che sono Villa Gaia Chiara e Pizzeria alla Saporita, e tanti altri sponsor che ci stanno permettendo di fare grande questo Memorial. Inoltre ci saranno più premi per i ragazzi che si sono distinti nella manifestazione, ci sarà una festa finale con tanta musica, un ricco buffet per tutti, e mentre le restanti novità le vedrete il giorno dell'evento. Allora Ignazio, qual è la formula del torneo rispetto agli altri anni? La formula di quest'anno è che non si iscriveranno le squadre ma i singoli calciatori, ovviamente solo di Casa Giove, i quali verranno sorteggiati e formeranno così le sei squadre che si incontreranno in due triangolari. Le due squadre più meritevoli, cioè le vincenti di ogni triangolare, si sfideranno in una gara finale. Senti Ignazio, vuoi ricordare Danilo e Michele? Un tuo pensiero? Allora, organizzo questo Memorial da tanti anni e lo faccio con cura ed amore. È il minimo che io possa fare per Danilo e Michele. Di ricordi ne ho tanti con entrambi. Con Danilo ho tante esperienze fatte insieme a lui, con Michele basta dire che siamo nati nello stesso condominio giocando proprio a calcio. Erano due ragazzi semplici, simpatici e pieni di vita, ma che tragicamente sono venuti a mancare il 21 luglio del 2004, un incidente stradale all'isola d'Elba. Ma di una cosa sono certo, loro sono sempre accanto a noi e non sono andati via. Senti Ignazio, oltre agli amici, chi vuoi ringraziare più? Le istituzioni? Se ci sono ancora gli amici che ti sono stati al tuo fianco nell'organizzazione del torneo, un tuo ringraziamento generale. Sì, tanti amici sono dati da fare dando la loro collaborazione, appunto la loro collaborazione, e tutti loro la mia riconoscenza. Intendo ringraziare Ragozzino Mariano, Filograna Luigi, Antonella Alessandro, Giannotta Gianluca e Nicola Santoro. Per quanto riguarda le istituzioni, intendo ringraziare a Don Stefano Giaquinto, all'amministrazione comunale, al dottor Mario Melone, consigliere provinciale, che hanno dato il loro sostegno morale. Senti Ignazio, vogliamo invitare i lettori ad assistere a questo torneo qui al Memorial Danilo e Michele, che si svolgerà il 15 novembre se non mi sbaglio. Allora, invitiamo tutti i lettori, Ignazio. Invito tutti ad assistere al Memorial domenica 15 novembre dalle ore 15:30 nel Palazzetto dello Sport di Casa Giove, non mancate. Allora, sposo le parole di Ignazio invitando tutti i lettori ad assistere al Memorial Danilo e Michele il 15 novembre qui all'interno del Palazzetto dello Sport. Ringrazio Ignazio per averci concesso l'intervista. Per Vivi Casa Giove dall'interno del Palazzetto dello Sport è tutto.